27 aprile 1947. Dal porto di Callao, in Perù, salpa Contiki, una zattera di balsa, perfetta copia delle antiche imbarcazioni peruviane. L'etnologo e antropologo Tore Heyerdahl è a capo della spedizione che intende raggiungere le isole polinesiane senza l'ausilio di strumentazioni moderne. Il 30 luglio, dopo 101 giorni di navigazione e 4.300 miglia nautiche, Heyerdahl raggiunge l'atollo di Raroia, dimostrando che le antiche popolazioni del Sud America avrebbero potuto raggiungere e colonizzare la Polinesia. Fin dai tempi preistorici, gli indiani hanno pescato nel lago Titicaca da piccole barche di canne, dette balsas. Queste barche hanno un pescaggio di pochi centimetri e sono perfettamente idonee per navigare sul lago. Un vecchio indiano di nome Manco apprese dal nonno come costruire una balsa in un solo giorno. Le canne più robuste sono quelle che crescono sul fondo e che sono chiamate totora. Manco le raccoglie a circa 3 metri di profondità. Lo scafo viene costruito intrecciando e legando le canne in tre grandi fasci. Questo è un mestiere che ha messo in imbarazzo per lungo tempo gli antropologi. Le barche di canne del lago Titicaca sono esattamente uguali alle barche di canna che ci sono in Etiopia e in Egitto, con l'unica differenza che in questi paesi sono costruite con il papiro. Questa è una coincidenza davvero incredibile. Oppure c'è stato un contatto fra il vecchio e il nuovo mondo secoli prima di Colombo. L'esploratore Thor Heyerdahl volle verificare se era possibile attraversare l'oceano con una barca di canne. Si fece costruire dagli indiani del lago Titicaca una balsa gigante, alla quale diede il nome di Ra, e ce la fece, attraversò l'Atlantico. È quindi possibile che ci sia qualcosa di vero nelle leggende indiane che parlano di uomini bianchi con la barba che giunsero nei tempi passati. Le prime barche costruite sul lago erano fatte di canne e nessun'altra imbarcazione di questo tipo poteva competere con quelle costruite dagli indiani Aymara, come poi avrebbe scoperto lo stesso Heyerdahl. Oggi siamo abituati a barche che stanno a galla spostando l'aria insieme all'acqua. Che siano fatte di legno o di ferro, devono essere dei recipienti impermeabili all'acqua. Ma c'è un'altra tecnica, più antica, di costruire imbarcazioni. Se si usa un materiale naturalmente galleggiante come la canna o il legno di balsa, non c'è bisogno di tenere l'acqua al di fuori della barca. L'acqua bagnerà lo scafo passandoci attraverso e lascerà a galla l'imbarcazione. Ho fatto notare a Thor Heyerdahl che le imbarcazioni di canne sembrano adatte per il lago Titicaca, ma nessuno penserebbe sul serio di usarle per attraversare l'oceano. Beh, la prima volta che le ho viste anch'io la pensavo così. Non mi sognavo nemmeno di navigare sull'oceano con una di queste barche. Fu solo quando trovai lo stesso tipo di imbarcazione sull'isola di Pasqua, costruita con lo stesso tipo di canna, la Scirpus totora, una pianta d'acqua dolce che non avrebbe potuto trovarsi in mezzo all'oceano se non portata dall'uomo, e le barche erano costruite nello stesso modo, che mi dissi: forse questa è una nave atta a tenere il mare. Così ne ho costruita una piccola sull'isola di Pasqua. E quando ho visto che prendeva il largo come un uccello marino, ho deciso di fare un tentativo. Quali sono le caratteristiche di una barca di canne? È una zattera, ma con un vantaggio sugli altri tipi di zattera. È a forma di barca, perciò in acqua ha maggior velocità. Ma inoltre, ed è molto importante con una zattera nell'oceano, il mare può venirle addosso e passerà dritto attraverso la chiglia. Non mi sono mai sentito così sicuro nell'oceano come quando ero seduto su una barca che non dovevo sgottare quando arrivavano le ondate. C'è molta differenza tra una barchetta come questa e una che può attraversare l'Atlantico.
Beh, in realtà non c'è un enorme dislivello, perché una volta che sai come costruire una barca come questa, come fa questa gente, il problema è solo raccogliere più canne e costruirla più grande. Ritengo che sia necessaria naturalmente una barca più grande per permettere il trasporto dell'acqua e del cibo, ma altrimenti, dal punto di vista della sicurezza, si può benissimo attraversare l'Atlantico con una barchetta come questa. Le barche di canna possono essere state un anello fondamentale per diffondere la civiltà nel mondo. Alcuni archeologi hanno sempre sostenuto che gli Aztechi, i Maya e gli Inca abbiano sviluppato le loro originali culture in un completo isolamento. Ma altri, tra cui Thor Heyerdahl, non hanno potuto credere che non sia stato stabilito alcun contatto prima dell'arrivo di Colombo nel 1492. Non c'è nulla nelle Americhe che possa essere paragonato alle enormi, levigate piramidi nei dintorni del Cairo. Ma la grande piramide a gradini di Saqqara, la più antica d'Egitto, somiglia molto ad alcune delle piramidi che si trovano in Messico, anche se sono separate da miglia e miglia di oceano. Ho chiesto a Thor Heyerdahl se poteva trattarsi di una semplice coincidenza. Lo stesso anno in cui il Contiki fu trascinato dalla corrente attraverso il Pacifico, degli archeologi scoprirono in Messico, nella piramide di Palenque, un passaggio segreto e dentro c'era una tomba con un sarcofago e una mummia, o i resti di una sepoltura con la maschera della mummia, esattamente come in questo paese. E dal momento che sappiamo che la piramide di Saqqara è la più antica d'Egitto, il fatto è molto interessante. La presenza di una tomba basta a legare insieme le due cose? No, senz'altro. Ma non si tratta solo dello stesso tipo di piramidi a gradini, con un'entrata segreta e una sepoltura e un sarcofago di pietra megalitico, con una copertura e una maschera della mummia della persona all'interno. Ci sono letteralmente più di altri 100 parallelismi tra le due aree e sono tutti raggruppati insieme nella stessa parte dell'America e nella stessa parte dell'antico continente. Gli oggetti sulla sinistra dello schermo furono tutti ritrovati nell'America centrale o meridionale. Quelli sulla destra provengono dall'Egitto e dalla Mesopotamia. A un profano come me le somiglianze sembrano straordinarie. Ci sono dei problemi però, Thor, perché la cultura egizia, dove ci troviamo ora, era completamente spenta prima che le culture degli Aztechi e degli Inca raggiungessero il massimo splendore. Sì, devo dirlo chiaramente, perché vengo sempre citato a torto quando mi si fa dire che gli egiziani andarono in America. Non lo fecero mai. Non furono i faraoni a compiere la traversata, ma c'erano alcuni popoli che navigavano sull'oceano prima dei faraoni e che avevano rotte in comune con l'Egitto e la Mesopotamia o che provenivano dall'oceano indiano. Nel 1969 Thor decise di recarsi sul lago Chad, un vasto mare interno nel Sahara meridionale, senza confini precisi e senza sbocchi, che a volte ricopre un'area di 1600 km quadrati e a volte evapora nell'arido calore fino a metà della sua estensione. Per mesi Thor ha accarezzato l'idea di realizzare la sua imbarcazione di canne usando i tradizionali metodi di costruzione, ma su scala maggiore. Voleva dimostrare che era possibile attraversare l'Atlantico con qualcosa che non fosse fatta di legno. La canna che cresce in tutta l'Africa settentrionale è il papiro. Nell'Egitto dei faraoni lo usavano per fare barche e carta. Costruirsi da solo un'imbarcazione sulle rive del lago Chad era fuori discussione. Era un posto troppo lontano da tutto. Ma esperti artigiani come Abdullah e Omar erano proprio ciò di cui aveva bisogno. Promise di mandarli a chiamare quando tutto fosse stato pronto.
Dal lago Chad, Thor andò in Etiopia, dove il Nilo Azzurro inizia il suo viaggio verso il mare tuffandosi nelle cascate di Titisat. Il lago Tana, la fonte stessa del fiume, si trova a pochi chilometri a monte. Heyerdahl non fu colpito dalla qualità delle barche di canna che vide sul lago, ma lì c'era una grande quantità di papiro che ora è praticamente scomparso dal corso più basso del Nilo. Thor voleva tagliare qui le canne per poi mandarle in barca attraverso il Mar Rosso in Egitto. Quando raggiungemmo il Mar Rosso c'era la guerra, si combatteva tra Israele ed Egitto. Mentre stavamo scaricando il papiro, il clima era molto secco e stavano sparando dall'altro lato e tutti i lavoratori scomparvero. Temevamo davvero che il papiro prendesse fuoco. Sperando ardentemente in una benedizione, non in una maledizione dei faraoni, Thor si apprestava a costruire una barca di canne all'ombra delle grandi piramidi di Giza. Dal punto di vista pratico, il posto non era l'ideale. Non c'era l'acqua per bagnare il papiro. Così fu necessario installare dei serbatoi nel deserto che andavano riempiti frequentemente. Ma spesso in Thor Heyerdahl ha il sopravvento il lato romantico su quello pratico. Dure all'esterno e spugnose al centro, le canne rimangono a galla molto facilmente. Prima di essere modellato, il papiro deve essere completamente imbevuto d'acqua perché diventi flessibile. Poi, quando si asciuga, mantiene la posizione desiderata. Per fortuna, Bjorn Landstrom, la maggiore autorità sulle antiche navi egizie, era a portata di mano per fornire un accurato progetto. Era basato in parte su dei modelli in mostra al Museo del Cairo e in parte su vari dipinti e rilievi delle tombe, dove si potevano vedere con chiarezza, anche se non venivano compresi a fondo, precisi dettagli dell'attrezzatura e del sistema di governo di una nave. E a pochi metri di distanza erano appena state ritrovate le sezioni di una nave in legno, per la quale oggi è stato costruito un museo. Sei rimasto sorpreso quando hai visto la forma definitiva? Beh, ci aspettavamo che assumesse la forma delle barche di papiro, perché il pezzo di nave, era a forma di fiore. E sapevamo che a quel tempo le navi di legno seguivano la vecchia tradizione delle barche di papiro, perché secondo la loro religione gli dei viaggiavano su imbarcazioni di papiro. Ritieni che questa barca potesse affrontare il mare aperto? Questa no. No, perché è sicuramente una barca cerimoniale. Voglio dire, è fatta nella forma tradizionale delle prime imbarcazioni, ma si sarebbe immediatamente spezzata in alto mare. È stata fatta per una cerimonia, probabilmente per un rito funebre sul Nilo. Ritieni possibile che sia stata un'imbarcazione di legno a compiere la prima traversata dell'Atlantico? È possibile, ma penso che se la gente si è trasferita su imbarcazioni in legno e poi si è stabilita laggiù, allora gli indiani d'America avrebbero dovuto costruire barche in legno e non lo facevano quando arrivò Colombo. Costruivano grandi canoe e zattere di ogni tipo e in particolare barche di canne precise alle barche di papiro del mondo antico o alle barche di canne dei Sumeri in Mesopotamia. Alla fine della prima settimana, una forte tempesta di vento si abbatté sferzando attraverso il Sahara. Con gli occhi brucianti e i denti che scricchiolavano per la sabbia, dovettero stendere un telone impermeabile sui fasci di papiro per evitare che volassero via. E per 3 giorni il vento soffiò con ferocia sempre maggiore.
Improvvisamente, come era arrivata, la tempesta si placò, lasciando le canne secche e fragili come schegge di legno. Il compito incessante di bagnarle doveva ricominciare da capo. Thor decise che la sua barca si sarebbe chiamata Ra, con la parola usata per designare il sole sia nell'antico Egitto che nell'isola di Pasqua. La forma precisa dell'imbarcazione fu oggetto di discussioni. Gli africani ritenevano che l'alta poppa fosse del tutto inutile. Non avendo mai visto l'oceano, pensavano che fosse come il lago Chad, punteggiato da isole affioranti che effettivamente impediscono il mare grosso. In un posto così frequentato dalla gente, più l'imbarcazione assumeva la forma definitiva, più attirava l'attenzione dei turisti. Alcuni di loro tentavano addirittura di portarsi via qualche canna come souvenir. Ho chiesto a Thor se avevano avuto dei problemi seri. Penso che il problema maggiore fosse costituito dai cammellieri che arrivavano e le loro bestie volevano mangiarsi la nave. Abbiamo cercato di bloccare i cammelli facendoli mangiare fuori, ma per due volte hanno dato un grosso morso alla prua dell'imbarcazione. C'era rischio di incendio? Sì, ho dovuto mettere un recinto entro il quale era vietato fumare. Ma quando ho trovato la sentinella col fucile seduta a fumare sotto il cartello, mi sono reso conto che quella poteva essere la fine dell'intera barca. Non sapeva leggere, perciò era inutile che avessimo scritto sia in inglese che in arabo vietato fumare. Con l'ultimo papiro ormai a posto, fu fabbricato un grosso canapo. Venne fissato tutto intorno alla cima delle canne per sopportare la tensione dell'attrezzatura dell'albero. E finalmente il lavoro era terminato. La scena sembrava un'epopea hollywoodiana sulla terra dei faraoni. C'è qualcosa dell'uomo di spettacolo in Thor Heyerdahl. Non si sarebbe certo fatto scappare l'occasione di approfittare di una così rara circostanza. Se i costruttori delle piramidi avessero potuto assistere alla scena, sicuramente avrebbero manifestato la loro approvazione. Anche se sarebbe colata a picco prima di 15 giorni, come tutti avevano predetto, la costruzione della prima barca di canne dopo secoli era stata di per sé una storia epica. Il mestiere di costruire barche di canne era praticato lungo la costa occidentale dell'Africa da secoli e da nessuna parte, più che qui, nell'antico porto fenicio di Lixus, che un tempo veniva utilizzato dalle città interne di Fez e Marrakesh. Dopo aver attraversato il Mediterraneo sul ponte di una nave da carico, questa parte della costa marocchina era per Ra il posto perfetto per dare inizio al suo importante viaggio. Invece di scegliere un equipaggio di soli scandinavi, come per il Contiki, questa volta Thor voleva una specie di ONU in miniatura.
ma non c'era spazio per molta gente. No, era una barca molto piccola, così ne presi quanti potevo e ognuno veniva da una diversa parte del mondo. Avevo un americano, un sovietico, un nero, un giallo, un europeo, un arabo e un ebreo. Li mescolai quanto era possibile nel poco spazio disponibile. Yuri Senkevich, il russo, era un medico. Carlo Mauri, italiano, un alpinista. Il dottor Genovese era un archeologo messicano. L'unico uomo di mare era l'americano Norman Baker e aveva i suoi dubbi su questa avventura. Mentre stavo seduto a cenare con lui, pensavo: mio Dio, Thor, stavolta sei proprio fuori del tempo. Voglio dire, capisco provare ad attraversare l'oceano con una enorme zattera di legno di balsa, con enormi ceppi sotto di te, ma non su canne grandi quanto un polso. Stavo pensando: devi essere proprio matto. Ma quando cominciamo a parlarne, quando iniziò a spiegarmi la sua logica, perché pensava che queste barche avrebbero potuto farlo, cominciai ad essere convinto poco a poco. Dopo 5 ore, credevo che queste barche avessero attraversato l'Atlantico e mi sarebbe piaciuto provare. Una volta in mare, la base dell'albero fu messa nella giusta posizione con l'aiuto di un ago gigantesco. Georges Surial, il membro egiziano dell'equipaggio, era un esperto subacqueo ed era un vantaggio rispetto agli antichi antenati. Potevano cercare di risolvere il problema sia da sopra che da sotto nello stesso tempo. Ci vollero molte ore prima che Norman Baker si dichiarasse soddisfatto. La strana struttura a scala era finalmente a posto e lo erano anche i remi a doppia direzione, coscienziosamente copiati da dipinti di tombe egizie. Come poi avrebbero funzionato in pratica, non lo sapeva nessuno. Il giorno stabilito per la partenza era il 25 maggio 1968. Yvonne, la moglie di Thor, era lì per vederli partire. Questo potrebbe essere un esperimento non solo del passato, ma anche nel futuro. Pensavo che in realtà noi viviamo su questo pianeta come su di una zattera. Siamo tutti insieme e galleggiamo o affondiamo insieme. Entro poche settimane avrebbero saputo se un'imbarcazione di canne aveva potuto attraversare l'Atlantico, forse centinaia di anni prima di Cristoforo Colombo. Sul Contiki, all'ultimo momento, era stato ingaggiato un pappagallo verde. Questa volta invece c'erano un'anatra di nome Sinbad e una scimmia appropriatamente battezzata Safi, il nome moderno del loro porto di partenza. Improvvisamente, solo 7 ore dopo aver lasciato il porto, il disastro arrivò dalla parte più inattesa. Sì, fu davvero uno shock al primo momento, quando sentii un botto e subito dopo un altro. E in pochi secondi avevamo entrambi i nostri remi di governo spezzati. Non avevamo mai pensato a questo problema. Ci aspettavamo, come le cosiddette autorità, che le canne di papiro sarebbero state fragili, non i grossi, pesanti remi di governo. E potevo leggere il disastro anche nei volti di tutti i miei uomini, come puoi capire.
Così ci ho pensato su un attimo e poi ho gridato «Urrà!». Tutti hanno pensato che fossi matto, ma ho detto «Urrà! Ora questo esperimento sta per diventare un vero esperimento, perché questo può essere accaduto ad altri prima di noi. E ora che non abbiamo più mezzi per controllare la nostra rotta, ora veramente vedremo cosa succede. E io scommetto che raggiungeremo comunque l'America». Qualunque tipo di riparazione sembrava impossibile, ma bisognava provare comunque. Tutti i pezzi di trave frantumati vennero issati a bordo e legati insieme. Ma anche mentre lottavano, Ra sembrava curarsi da sola. Molto lentamente virò di bordo finché la sua prua fu diretta a ovest. Erano di nuovo in rotta. La colazione non era un problema. Ogni mattina il ponte era coperto di pesci volanti che si lanciavano a bordo durante la notte, attirati dalle luci del sartiame. Raccoglievano l'acqua da bere in otri di pelle di capra e poi la travasavano in orci di terracotta. Lo stesso cibo sarebbe stato disponibile anche ai tempi antichi. C'erano mandorle, gallette e uva. C'era una speciale mistura araba di cereali, erbe e miele chiamata sello. C'erano uova conservate nella calce e burro cotto. Tutto l'insieme era stato progettato per essere nutriente e vario, ma anche storicamente plausibile. Thor aveva imparato nel corso delle sue precedenti spedizioni che cose apparentemente banali come il cibo monotono e le porzioni non uguali possono causare attriti e abbassare il morale. Il cibo è un punto essenziale in ogni spedizione. Erano ormai nell'aperto Atlantico, prima che tutti cominciassero a notare che la poppa stava gradualmente affondando sempre più nell'acqua. All'inizio non sembrò a nessuno un serio motivo di allarme. Si limitarono ad usare la parte che aveva ceduto come un contenitore per l'acqua belle pronto. Ma ogni giorno la poppa sprofondava un po' di più sotto le onde, riducendo notevolmente la velocità. Ra stava procedendo pesantemente nell'acqua invece di galleggiare sulle onde. Thor Heyerdahl era certo di saperne il motivo. Originariamente aveva sistemato una corda di straglio dal ponte alla cima della poppa curvata, proprio come mostravano tutti i dipinti egizi. Ma i suoi costruttori di barche del lago Chad l'avevano tolta, considerandola inutile. Il risultato si era rivelato disastroso. Se Thor stava cominciando a sentire che la fine non era lontana, lo teneva per sé e per il suo diario di bordo. La routine notturna si svolse come al solito. Il fanale fu issato sull'albero e Safi fu messo a dormire. Ogni uomo, a modo proprio, si metteva in pace con il suo creatore. La mattina seguente, alle prime luci dell'alba, Thor si mosse per un giro di ispezione. Quanto della sua difficile situazione era un incubo e quanto realtà. La risposta lo aspettava fuori della cabina e la verità era peggiore di un incubo. Ora che Ra era un bersaglio indifeso, le onde sembravano raddoppiare la loro forza. Non c'era più possibilità di dubbi. Sotto la pressione inesorabile, Ra stava cominciando a spezzarsi.
dalla loro posizione giudicarono che le isole più vicine delle Indie occidentali erano a meno di una settimana di navigazione. Ma a quel punto le funi a tribordo avevano ceduto. Grandi quantità di papiro andavano alla deriva galleggiando, ma ben presto sarebbero scomparse. Con poco più della metà dell'imbarcazione ancora intatta, lottarono per mantenerla insieme ancora per poche preziose miglia. Tuffandosi dal fianco della barca, Georges Surial cercò di passare delle cime supplementari sotto lo scafo. Ma quasi immediatamente comparvero degli squali e cominciarono a dimostrare un interesse preoccupante. Ra poteva anche essere più piccola di un mucchio di fieno galleggiante, ma era sempre più sicura dell'oceano vorace. Tutti gli uomini votarono per andare avanti. Fra una settimana, dissero, saremo nei Caraibi. Ma io ero il responsabile dell'esperimento. Per me si trattava di un esperimento scientifico e conoscevo i genitori e le mogli degli uomini. E così dissi, smettiamo adesso, abbiamo la risposta. Sapevo che potevamo andare avanti con le riparazioni, ma ora eravamo così vicini alle Antille che c'erano gli squali. Alla fine c'erano 17 squali che ci nuotavano attorno e quindi non potevamo entrare in acqua senza rischiare di morire. Due fotoreporter americani avevano noleggiato un'imbarcazione a motore, la Shenandoah, per andar loro incontro dalle Barbados. Il viaggio per fare le riprese si tramutò in una drammatica missione di salvataggio. In quei mari profondi fu un piccolo miracolo che la Shenandoah sia riuscita a trovare la loro nave ferita. Da lontano Ra sembrava un mucchio di sostanza vegetale che ondeggiava sull'acqua. Quasi privo di sostegno, l'albero era diventato un pericolo. Decisero di tagliarlo e di tenerselo stretto di lato. Almeno avrebbe procurato una piccola, temporanea protezione dagli squali. Facendosi prestare un canotto dalla Shenandoah, cominciarono a traghettare le provviste più preziose sulla motolancia. Poi posarono tutti insieme per una foto ricordo con Ra che rollava senza più speranza dietro di loro. Un fascio di steli di papiro raccolto sugli altipiani etiopici doveva ora trovare da solo la sua strada verso il nuovo mondo. Mi resi conto che avevamo provato la nostra tesi, che il papiro era rimasto a galla. Erano state le corde a cedere. Ma mi accorsi anche che per molta gente, incluso il mio equipaggio, contavano le miglia che non avevamo fatto, non quelle che avevamo percorso. Così pensai che per fare un esperimento completo dovevo rifare tutto da capo, con l'esperienza che mi ero fatta. Il 1 maggio 1970, sulla costa africana, fu mostrato alla gente Ra II. Ma stavolta Thor si era portato alcuni indiani Aymara dal Sud America per sovrintendere alla costruzione. Era convinto che fossero gli unici al mondo capaci di costruire un'imbarcazione di canne abbastanza resistente da affrontare le onde dell'Atlantico. Je vous baptiserai deux et je vous souhaite plein succès. Per la seconda volta, la moglie del pascià locale fu invitata a spruzzare latte di capra sulla prua.
Per il tempo. Merci. Per la seconda volta la bandiera delle Nazioni Unite sventolava sulle teste degli uomini dell'equipaggio multinazionale. Ognuno di loro era stato ingaggiato di nuovo, tranne Abdullah, che era tornato a casa per occuparsi della sua famiglia. Anche la scimmia Safi era a bordo, insieme al suo amico Sinbad. Sarebbero stati un po' stretti. Un berbero marocchino e un operatore giapponese si erano uniti alla squadra. Ra II era di circa 3 metri più corto del primo e Norman Baker notò subito altre differenze. Se Ra II, pensavamo, fosse stata grande quanto Ra I, probabilmente ce l'avrebbe fatta facilmente. È quello che credevamo, perché Ra I funzionava in mare. Quando i flutti le passavano sotto, funzionava davvero. Abbassava e alzava la prua, bordeggiava, si piegava, si contorceva con il mare. Ra II era solida come un ceppo di legno, non si piegava mai. Ma Ra II era troppo piccola e sovraccarica. Molto presto perse la spinta di galleggiamento. In 2 settimane sprofondò di 2 piedi, circa 60 centimetri. Quando lasciammo il porto, era circa 1 metro fuori dall'acqua, ridotto a circa 30 centimetri in sole 2 settimane. Thor dispose che tutte le cose non assolutamente necessarie fossero gettate in mare. Nessuno riusciva a spiegarsi perché fosse successo. Forse le canne erano inferiori a quelle usate l'anno prima. Cibo, orci, libri, attrezzi, stie di polli furono buttati fuori bordo uno dopo l'altro. Era un compito deprimente all'inizio del viaggio. Molto gradualmente si cominciò a notare un miglioramento. Quando eravamo al centro dell'Atlantico, avevamo assorbito il massimo d'acqua e avevamo visto che, anche se ciò riduceva la velocità, la barca di papiro continuava a galleggiare, non si affondava. Ma Ra pescava molto in profondità nell'acqua e ciò rendeva la navigazione molto più difficile. Il giorno dopo si trovarono in bonaccia. Ra II stava fermo, inclinandosi con indifferenza durante le lunghe ore calde, indisturbato dalla leggerissima brezza. Approfittando del tempo calmo, Thor fece anche una completa ispezione dello scafo del Ra. Gli Aimara avevano fatto un ottimo lavoro. Non c'era neppure una canna fuori posto. Semmai, i fasci erano raggruppati insieme troppo strettamente, rendendo difficile all'acqua passare attraverso il ponte, come avrebbe dovuto. Poi, una mattina, sentirono sul volto un alito di vento, per la prima volta dopo 10 giorni. Era tempo di gettare fuori il cavo di salvataggio che la barca si trascinava dietro ogni volta che stavano per muoversi. Ben presto si accorsero che la bonaccia li aveva resi trascurati. 2 membri dell'equipaggio avevano lasciato che il loro canotto andasse alla deriva troppo lontano da Ra, che ora rapidamente prendeva il largo. Anche Sinbad sentiva il pericolo. Appena in tempo, perché ora il vento si stava alzando e il mare sembrava minaccioso. In meno di un'ora, onde più alte della cima dell'albero stavano piombando su di loro. In un attimo Ra fu sollevata in aria e dopo un secondo sospinta in avanti e giù in un grande avvallamento tra le onde. Lottarono per tenere la poppa fuori dall'acqua, orientata in maniera da cavalcare le onde come un uccello marino.
ma un enorme frangente li fece oscillare lateralmente, spezzando i remi del timone come schegge di legno. Senza controllo, Rab balzò avanti nei profondi marosi dell'oceano. Per un attimo sembrò che dovesse essere sommersa, ma si scrollò dall'acqua e riemerse. Thor urlò a Norman Baker di ammainare la vela maestra prima che li trascinasse sotto le ondate torreggianti o che fosse squarciata dalla tempesta. Ci vollero 5 uomini per evitare che volasse via come un aquilone sulle onde. Ma alla fine riuscirono a domare il mostro alato, portandolo gradualmente giù in direzione del ponte. Quando la tempesta si placò, fecero del loro meglio per riparare i 2 timoni. Senza di loro, Ra sarebbe stata praticamente ingovernabile. Era stato danneggiato il duro legno, le canne flessibili erano intatte. Di nuovo volle fare una votazione e disse che non avrebbe permesso a nessuno di chiedere chi aveva votato sì o no. E la domanda a cui rispondere era: credete che ce la faremmo ad attraversare l'Atlantico? C'erano 8 voti, 7 no e un solo sì. E in tutte quelle ore non ho mai chiesto a nessuno cosa avesse votato, ma io so che l'unico uomo che può aver risposto sì era Thor. Dopo 3 giorni di continue riparazioni si sentirono abbastanza sicuri da issare le vele ancora una volta. Il timoniere dovette imparare ad azionare un remo di governo con le mani e uno con i piedi. Ma funzionava. Quando la vela ondeggiò su di loro, Ra sembrava stabilire da sola la sua rotta, come un fiero ed elegante cigno che sa esattamente dove dirigersi. Norman Baker fece il punto della loro posizione. Il vento e la corrente li stavano portando direttamente verso le Barbados, a soli pochi giorni di navigazione. Il mattino dopo videro arrivare il primo visitatore dal Nuovo Mondo. Un uccello marino del Sud America esigeva un ben meritato riposo. Era un sicuro indizio che la Terra non poteva essere lontana. Malgrado fossero così immersi nell'acqua e nonostante i molti giorni di bonaccia, la traversata era stata notevolmente veloce in confronto a quella di Ra primo. Fu molto più veloce. In effetti, se avessimo mantenuto la velocità iniziale, e l'avremmo fatto se non fosse stato per l'assorbimento d'acqua, avremmo fatto ancora più in fretta. Comunque, abbiamo impiegato per la traversata solo 57 giorni. La Culpeper, con la famiglia di Thor a bordo, fu la prima barca ad andar loro incontro. Era seguita da 4 aerei che giravano intorno all'albero, su uno dei quali c'era il primo ministro delle Barbados.
Ora, per la prima volta era stato stabilito un possibile legame tra l'antica civiltà del vecchio continente e quelle del nuovo mondo. Appena si sparse la notizia, una moltitudine di piccole imbarcazioni accorse ad accoglierli. Da quando si erano avvicinati a Bridgetown, una flotta trionfale di 50 imbarcazioni si era radunata per scortarli dentro il porto. Per la folla che osservava, era la fine di una grande avventura, ma per Thor Heyerdahl era molto di più. Il viaggio di Ra II aveva fatto intravedere la possibilità che, molto prima di Cristoforo Colombo, gli oceani, più che barriere, fossero vie di comunicazione. Questo era davvero un momento storico. Era il 1977 e il posto era il giardino dell'Eden. Questo paesaggio idilliaco non era solo il mitico luogo di nascita di Adamo ed Eva, faceva anche parte dell'antica civiltà dei Sumeri, a tutt'oggi considerata la più antica cultura conosciuta dall'uomo. I costruttori di questi grandi templi usavano veicoli dotati di ruote, forse per la prima volta. Ed erano anche dei maestri nelle tecniche di costruzione delle imbarcazioni di canne di grandi dimensioni che, secondo Heyerdahl, rappresentano uno dei più importanti arnesi a disposizione dell'uomo primitivo. Ma fu davvero questo paesaggio ricco d'acqua la culla della civiltà? Ed è giusto cercare un inizio in un singolo posto, fosse anche il giardino dell'Eden? Diretti discendenti dei Sumeri, gli arabi delle paludi della Mesopotamia, ora parte del moderno Iraq, costruiscono le loro case tra i fiumi Tigri ed Eufrate, secondo stili immutati da millenni. Heyerdahl era già stato qui. Questa volta stava ritornando per cercare di scoprire tutto il possibile prima di imbarcarsi nella più ambiziosa avventura della sua carriera. Digli che mi ricordo benissimo di suo padre e chiedigli come sta. Ero molto colpito dagli arabi delle paludi. Pensavo che fosse un popolo eccezionale, pulito in tutti i sensi della parola, e avevo la sensazione di essere venuto in contatto con una civiltà eterna. Vivevano in armonia con la natura e usavano la natura senza distruggerla. E vivevano bene, in quello stesso modo, da almeno 5.000 anni, perché essi erano i discendenti degli antichi Sumeri. Questo modello di barca è stato costruito in Sud America, ma la tecnica di intrecciare insieme le canne si ritrova esattamente uguale nelle esili colonne che formavano un arco elegante qui all'altro capo del mondo. Appena il sole tramonta è piacevole e fresco. Questo è il miglior Berdi. Come puoi vedere, è grande e resistente. Ok, va bene. Digli di cominciare a tagliare. Abbiamo fatto una cosa che non avevamo mai fatto prima. Abbiamo tenuto conto del mese giusto in cui tagliare le canne. Ra I e Ra II avevano assorbito molta acqua perché avevamo tagliato il papiro al momento sbagliato. Nessuno poteva dircelo. Ma gli arabi ci dissero: se volete navigare per un anno o due, dovete tagliare le canne in agosto.
e Thor mandò di nuovo a chiamare gli stessi indiani del Sud America che lo avevano aiutato a costruire Ra II per il suo viaggio nell'Atlantico, gli Aymara. Questi uomini, che venivano dal lago Titicaca in Bolivia, erano i migliori costruttori di imbarcazioni di canne del mondo. El Bardi. Hay mucho. Hay bastanza para... Ma quando videro le locali canne di Berdi che crescono in Mesopotamia, scossero la testa. Il totora del Sud America sicuramente, anche il papiro africano andava bene, ma questa roba no. No è papiro. Otra classe. Sì, otra classe. Con pazienza, Thor li presentò agli arabi che avrebbero lavorato al loro fianco. Sarebbero stati gli uomini del posto, spiegò, a preparare i fasci di canne. Gli Aymara, con la loro abilità particolare, avrebbero in effetti costruito l'imbarcazione. Fu realizzato un modello in scala per esemplificare il metodo di costruzione. Sì, sì. Sembrava impossibile che con un tale scontro di culture non sorgessero malintesi. No, non ci furono mai dei conflitti. Gli indiani del Sud America furono un po' sorpresi di trovarsi di fronte a un terzo tipo di canna. Erano abituati al totora del loro lago, che aveva un unico stelo, come il papiro. Ma il Berdi si biforca in più foglie. Ma dal momento che i fasci di canna erano costruiti dagli arabi e gli indiani Aymara dicevano come si dovevano legare insieme i fasci, tutto funzionava benissimo. Abituati al freddo delle Ande, gli indiani erano presi completamente alla sprovvista dal caldo bruciante del sole di mezzogiorno, ma i loro ospiti arabi si preoccuparono di proteggerli in maniera efficace. Nonostante fossero fiduciosi e determinati ad arrivare in fondo, Thor e il suo gruppo stavano brancolando verso l'ignoto. Complessivamente, questa imbarcazione sarebbe stata grande quasi il doppio di Ra II. Da migliaia di anni non si era più visto niente di simile. Tradizionalmente si suppone che la civiltà sia nata qui, nella terra dei Sumeri. Ma i Sumeri stessi hanno lasciato delle testimonianze scritte secondo le quali sarebbero giunti qui in nave provenienti da una misteriosa terra chiamata Dilmun. Ma dove era Dilmun? E qui Thor Heyerdahl era proprio nel suo elemento. Nonostante il caldo e il rischio di ammalarsi, stava facendo ciò che gli riesce meglio in assoluto: lavorare fianco a fianco con il tipo di gente con cui si intende istintivamente. La costruzione di una barca di canne è semplice, ma colpisce lo spettatore. Dopo essere stati messi nella posizione desiderata, i lunghi fasci vengono legati insieme a formare due fasci più grandi. Il primo forma la parte di babordo dell'imbarcazione, il secondo la parte di tribordo. Come per molte delle forme della natura, il modello di base viene replicato in scala maggiore. Alla fine, le due metà vengono avvicinate insieme intorno a un più piccolo fascio centrale. Una volta in acqua, il legno di Berdi diventa resistente e flessibile come una corda. Ma finché è secco e infiammabile, deve essere letteralmente preso a botte per assumere la forma desiderata. A metà novembre era tutto pronto per il varo. Voglio ringraziare il signor Gata. Voglio che sia la sua nipotina a battezzare la nave. Dal momento che nessuno era sicuro che fosse una cosa da donne, il nonno le diede una mano.
Poi egli disse in arabo: questa barca sta per entrare in acqua con il permesso di Dio e con la benedizione del profeta. Sarà chiamata Tigri, come il fiume dove è stata costruita e nel quale tra breve navigherà. Gli arabi volevano che, come imponeva il loro cerimoniale, Thor immergesse la mano nel sangue di un bue sacrificato per l'occasione. Rifiutò, ma non poté evitare che uccidessero una pecora, seguendo una consuetudine che risaliva ai tempi di Abramo. Ogni nuova casa e ogni nuova barca dovevano essere segnate dall'impronta di una mano insanguinata per proteggere gli occupanti dalla sfortuna. I riti erano compiuti. Ora la barca e il fiume si sarebbero uniti. Non era un inizio molto promettente. In fondo all'invasatura, Tigri si conficcò nel fango mentre gli arabi chinavano il capo con aria saggia. Sapevano benissimo che per un evento così importante ci sarebbe voluto il sangue di un bue. Thor credeva molto ai simboli e aveva sempre decorato le vele delle sue imbarcazioni. Questa volta aggiunse al familiare emblema del sole una piramide in stile sumero. Come su tutte le barche di canna che hanno al centro il punto di maggior debolezza, l'albero assunse la forma di un triangolo con un lato saldamente ancorato ad ogni fianco della chiglia. C'erano a bordo tre veterani dei viaggi di Ra: il medico sovietico Yuri Senkevich, l'italiano Carlo Mauri e Norman Baker, statunitense. Thor trovò un vaso sumero che aveva qualcosa come un centrochiglia sopra. Mi chiese di dargli un'occhiata. Lo feci e mi domandò: cosa pensi che sia? E io risposi: non vedo cosa potrebbe essere se non un centrochiglia. Allora voleva dire che quella gente poteva controllare la navigazione di queste barche. Non si limitava a farsi trasportare dal vento come avevamo fatto con Ra primo e Ra secondo. Così ero di nuovo ansioso di salire a bordo di una barca di canne che poteva navigare davvero e mi buttai nella spedizione di Tigri. Ora sto per affrontare un altro momento che per me è una parte fondamentale di ogni spedizione. Si tratta di un qualcosa che chiamiamo febbre della spedizione, che dobbiamo reprimere e vincere. È un qualcosa che per la spedizione è più pericoloso degli uragani o di qualunque altra calamità, ma è possibile vincerla. E penso di poter dire che in tutti i nostri viaggi siamo stati capaci di vincerla perché gli uomini a bordo si sono resi conto di quanto sia pericoloso cominciare a dire qualcosa che può irritare qualcuno e poi una parola tira l'altra. Per te cosa cercava Thor in un membro dell'equipaggio? Un giornalista gli fece questa domanda subito dopo uno dei nostri viaggi e Thor ammise che cercava particolari capacità. Per esempio, gli serviva un ufficiale di rotta e io andavo bene. Gli serviva un medico e Senkevich, russo, era adatto. Ma disse al reporter, e me lo ricordo bene, quello che cerco davvero in un membro dell'equipaggio è un uomo capace di sopportare molte cose e con umorismo. Per Thor, gli ultimi giorni prima della partenza furono un vero inferno. Una folla di turisti scatenati irrompeva dappertutto, obbligando l'equipaggio a firmare autografi e a mettersi in posa per farsi fotografare. Non si sapeva se ridere o piangere, ma finalmente erano in rotta. Per la prima parte del viaggio, Thor si avvalse di un timoniere locale che conosceva le insidie del fiume. Ok.
Turn. A 63 anni, quando la maggior parte della gente pensa di andare in pensione, Thor Heyerdahl stava intraprendendo una nuova avventura. Aveva riportato molti successi, ma continuava a sentirsi irrequieto. Era come se si fosse imbarcato in una grande ricerca alla quale non poteva sfuggire. Ogni indizio sembrava condurlo a un altro indizio, senza mai arrivare ad un vero principio. Ma il fiume non lasciava il tempo di mettersi a fare della filosofia. C'era qualcosa che non andava nel remo di governo e Thor fu il primo ad accorgersene. Invece di aiutare a manovrare la barca, stava trascinandosi nel fango come un aratro. Lottarono furiosamente per spingere Tigri in acque più profonde prima che il remo si spezzasse sotto l'enorme pressione, ma ogni volta la corrente li afferrava di nuovo. Disperati, accettarono di farsi rimorchiare da una motolancia che trasportava passeggeri su e giù lungo il fiume. Non era certo l'inizio che avevano sognato, ma con il timone bloccato non c'era scelta. Mentre avanzavano scivolando attraverso il paesaggio fuori del tempo, i secoli sembravano allontanarsi come attimi in un sogno. 3000 anni prima, gli abitanti dei villaggi dovevano essersi fermati a osservare i navigatori sumeri che si aprivano la strada verso il mare aperto. Dobbiamo fermarci durante la notte e fissarlo. Voglio dire che è inutile andare avanti con questo. Possiamo perdere uno o due giorni, ma perbacco, se non lo facciamo, ci rimettiamo la barca. Se non vogliamo andare là al chiaro di luna, dovremmo buttare l'ancora ora. Ma non penso che dovremmo tendere delle gomene. E tu? Preferisco non essere bloccato più del necessario. Certamente dovremmo essere liberi di fare delle virate e di avere il completo controllo delle imbarcazioni, ma più avanti non ci sono altri punti di attracco. Di notte, il remo di governo fu portato a riva per essere aggiustato e rinforzato. Poi all'alba videro bene per la prima volta il posto in cui avevano gettato l'ancora. Da una vicina cartiera si riversava nel fiume un fiotto ininterrotto di rifiuti. Col tempo avrebbe potuto dissolvere le canne di cui era fatta Tigri. Senza perdere tempo, il remo accomodato fu riportato a bordo. Quando Tigri si mosse verso le acque aperte del golfo, Thor rifletté sugli enormi cambiamenti avvenuti dal tempo dei Sumeri e pochi erano stati in meglio. Questa è l'isola di Sinbad, Sinbad il marinaio. Dove una volta c'erano campi verdi, alberi e palazzi maestosi, ora c'erano solo petrolio, fango e sabbia. E tutto il clamore del mondo moderno. Per il viaggio verso il Bahrein, 300 miglia più giù nel Golfo Persico, dovevano fare affidamento su una vela sottile, l'equivalente di uno spinnaker, in grado di portarli con il vento in poppa, ma inutile per bordeggiare. La vela maestra era ancora in due pezzi e aspettava di finire in mano a un esperto fabbricante di vele. In una stagione normale, con il vento che soffiava giù nel golfo da nord-est, tutto sarebbe andato bene. Ma questa non era una stagione normale.
Un giorno dopo l'altro il vento soffiava su dalla bocca del golfo, spingendoli sempre più a occidente. Incapaci di regolare la rotta, correvano il rischio di finire nelle secche traditrici del nord dell'isola di Failaka, di fronte al Kuwait. Gli SOS lanciati alla stazione radiocostiera rimanevano senza risposta. C'era solo un'altra speranza di salvezza. Pochi giorni prima, il comandante di una nave mercantile russa, la Slavsk, aveva fatto loro una visita. C'era la possibilità che fosse ancora nelle vicinanze. Il mattino dopo, Norman Baker provò di nuovo. Slavsk. Slavsk. This is Tigris calling Slavsk. This is Tigris calling Slavsk. This is Tigris calling Slavsk. Over. This is the expedition ship Tigris. Tigri chiama Slavsk. Passo. Questa è la nave spedizione Tigri che chiama Slavsk. Passo. Niente. Ah, sono qui, eccoli. Finalmente un contatto amichevole. Thor accettò volentieri di farsi rimorchiare fuori da quelle acque pericolose. Era già stato obbligato a pagare un riscatto a dei pirati. La prossima volta, se si fossero fermati più a lungo, avrebbero forse dovuto pagare col sangue. Se il vento non cambiava, gli amichevoli russi alla fine li avrebbero rimorchiati fino al Bahrain. Era stato appena aperto il più grande cantiere navale del mondo in grado di occuparsi delle gigantesche petroliere. Per ironia della sorte, il suo primo cliente fu un mucchio di fieno galleggiante. 5.000 anni prima, però, il Bahrain non risolveva i problemi dei vivi, ma quelli dei morti. Sull'isola che si trova subito di fronte alla costa ci sono migliaia e migliaia di tumuli funebri che fanno di questo posto il più grande cimitero mai esistito. Le sue dimensioni suggerirono a Thor che la gente doveva aver compiuto lunghi viaggi per seppellire i suoi morti in questo sacro luogo. Alla fine, la vela maestra per la quale erano rimasti fermi fu riparata. Da quel momento sarebbero stati in grado di veleggiare nel vento. Tigri rispondeva come un puro sangue. Per la prima volta durante il viaggio provarono l'ebbrezza di veleggiare. Quel giorno Baker annotò sul giornale di bordo una velocità di 5 nodi mai raggiunta prima nelle spedizioni di Thor. A questo punto del viaggio non avevano una meta prestabilita, volevano solo raggiungere l'Oceano Indiano, ma non sarebbe stato facile. Più avanti c'era lo stretto di Hormuz, uno dei passaggi navali più trafficati. Notte e giorno un flusso continuo di petroliere doveva superare l'angusto, tortuoso ingresso. Le grandi petroliere ci ronzavano intorno notte e giorno. Non ci vedevano sul radar e noi non potevamo cambiare rotta rapidamente senza mettere i remi nell'acqua. E queste grandi petroliere non possono virare in meno di un miglio. Era fin troppo evidente che la piccola Tigri poteva facilmente scivolare sotto uno di quegli scafi massicci senza che nessuno se ne accorgesse. Ma per il primo dell'anno erano riusciti a passare ed erano pronti a festeggiare. Happy New Year. Senza piani prefissati, Thor chiese al suo equipaggio dove dovevano andare. La scelta popolare ricadde su Muscat, capitale del piccolo stato di Oman.
Ma non era una scelta gradita alla polizia locale. Per la prima volta nella sua vita, Thor si trovò di fronte a un'accoglienza ostile. Quale sarà il prossimo porto dopo questo? Vogliamo solo andare avanti finché l'imbarcazione sta a galla. Vogliamo mettere alla prova una barca di tipo primitivo per vedere quanto a lungo può navigare e fin dove possono essere verosimilmente arrivati i popoli antichi. Trascorsero parecchi giorni prima che avessero il permesso di andare a terra per fare un po' di rifornimenti. Il motivo, l'avrebbero scoperto dopo, era l'avere a bordo un cittadino sovietico. Il giorno dopo, il locale sovrintendente alle antichità, dottor Paolo Costa, si offrì di guidare Thor nell'interno del paese. Anche se erano in rovina, Thor era sicuro che si trattasse dei resti di una piramide a gradini, esattamente uguale a quelle ritrovate in Messico e in Mesopotamia. Tutto faceva supporre che i Sumeri fossero stati qui e potevano essere arrivati solo dal mare. Non molto lontano arrivarono in un'area dove un tempo il rame era stato estratto e fuso su scala colossale. Sia Thor che la sua guida avevano visto delle tavolette nella città sumera di Ur che parlavano di merci scambiate con rame di Makan. Era dunque questo il sito della leggendaria montagna di rame di Makan. Ora sembrava che il porto di Oman, che li aveva accolti con tanta riluttanza, non volesse più lasciarli partire. Era un giorno di calma piatta e la barca non si sarebbe mossa se non con la forza dei muscoli. Quando cominciò ad avanzare maestosamente nel mare aperto, Tigri somigliava alle sue lontane progenitrici più ancora di quando aveva le vele spiegate. Il tempo buono offrì l'opportunità di fare un'accurata ispezione a Tigri prima di affrontare l'Oceano Indiano. Da quel che abbiamo visto nuotando, mi pare che il raddobbo sia perfetto. È tutto a posto e non abbiamo perso neanche un pezzo di Berdi. Va davvero bene. Ho controllato il raddobbo e sta tenendo benissimo. Siamo andati giù, non c'è dubbio. Ma da quanti giorni ci stiamo? Siamo in acqua da più di 70 giorni, più che con rapprimo e rassecondo. Naturalmente, di solito, eravamo tutti molto affamati quando ci mettevamo a tavola. Avevamo del pane nero che Yuri aveva portato direttamente dal cuore della Russia ed era duro come una pietra. Bisognava inzupparlo nella minestra, nel tè o nel caffè per renderlo mangiabile. Una sera Thor arrivò a tavola morto di fame, afferrò un pezzo di pane nero russo senza inzupparlo, lo addentò e si spezzò un pezzo di dente. Naturalmente urlò per il dolore, buttò il pezzo di pane a mare urlando «schifoso pane comunista» e Yuri prese il pezzetto di dente dal tavolo e disse «schifoso dente capitalista». Per anni le ricerche archeologiche avevano setacciato la penisola arabica. Ora si allineavano come le perle di una collana. Prima Dilmun, poi Makan. E ogni volta che questi due posti erano menzionati nelle testimonianze dei Sumeri, c'era il riferimento a un terzo posto, Melua. Era forse questo il nome antico della più occidentale delle grandi civiltà che era sbocciata nella valle dell'Indo? Due settimane dopo erano di fronte alle coste del Pakistan.
Qui Tigri avrebbe dovuto aspettare che Thor facesse da solo il viaggio di 300 miglia, circa 450 chilometri, fino alla valle dell'Indo, dove c'erano le rovine di una città misteriosa. Quando gli scandagli arrivano a 5, 6, 7 metri, possiamo gettare l'ancora. Butta l'ancora. Per 3500 anni il mondo ignorò questo posto. Le armate conquistatrici di Gengis Khan e Alessandro Magno erano passate da qui senza sospettare che sotto i loro piedi giacevano i resti di una grande civiltà. Oggi il nome di questo posto è Mohenjo-daro, che vuol dire tumulo dei morti. Quale fosse il nome originale nessuno lo sa, ma nelle orecchie di Thor risuonava la parola Melua. 10 anni dopo la spedizione di Tigri, Thor mi riportò a Mohenjo-daro. Mi mostrò le terme, un tempo completamente pavimentate con l'asfalto, che poteva essere arrivato solo dalla Mesopotamia. Erano solo cerimoniali? Penso di sì, perché le trovi sempre associate a piattaforme a gradini. Ti ricordi? Ce ne sono di simili a Chan Chan e anche alle Maldive. Dunque non erano bagni pubblici, mi ricordano piuttosto Pompei e sono di 3000 anni più antichi. No, penso che sia un luogo di culto rivolto verso il sole e con sedili cerimoniali di lato. Un elaborato sistema idraulico riforniva d'acqua alle tubazioni che percorrevano il centro di quasi tutte le strade. Proprio nel centro della città, ora ricoperti da un tempio buddista di epoca posteriore, si ergono i resti di una piramide a gradini fatta interamente di mattoni. Penso che la cosa più difficile da capire per la gente sia che a un certo punto tre culture dovrebbero essere apparse completamente sviluppate in quel particolare momento della storia. Questo forse è il problema maggiore. E personalmente sono decisamente convinto che successe qualcosa che fece spostare molta gente e si spostarono in barca. Perché sappiamo di queste tre antiche culture, sto parlando dell'Egitto, della Mesopotamia e di questo posto nella valle dell'Indo, che si trovano tutte sui tre maggiori fiumi navigabili dalla stessa parte di questo oceano. E tutte iniziano nello stesso periodo ed hanno tantissime caratteristiche in comune. E sappiamo che fin dall'inizio usavano tutte lo stesso tipo di imbarcazioni, barche di canne. E siccome abbiamo visto che è possibile usarle nell'oceano, possiamo concludere sicuramente che nel 3000 avanti Cristo si erano stabiliti dei contatti fra queste tre grandi culture. Ma il mare è a più di 300 miglia. Sì, ma siamo sempre sul fiume Indo, navigabile. Voglio dire che il fiume scorreva proprio vicino alle mura della città, ai tempi in cui era abitata. Ed è interessante ciò che mettono in luce i moderni scavi, e cioè che tutti i luoghi associati a Mohenjo-daro, qui in Pakistan e in India, si trovavano un tempo lungo fiumi navigabili, e così sono entrati in contatto tra loro per mezzo delle barche. C'era un altro mistero altrettanto inquietante. Perché questa cultura scomparve così improvvisamente dopo soli 1500 anni? Fu a causa di un'inondazione o di una carestia? O magari il re guidò il suo popolo in un luogo più sicuro, forse dopo una sconfitta in guerra? Per trovare una risposta, Thor si rivolse alla gente del posto. Ciò che sanno è che qui c'era un re che governava su tutto il territorio. Questo è tutto ciò che sanno.
E quel re viveva a Mohenjo-Daro? Ha detto che era la capitale del re e che governava sul paese da qui. L'ha sentito dire da suo padre e da suo nonno? Sì. Quindi è la gente che lo dice, non gli scienziati. Sì, la tradizione locale. Sanno cosa successe alla fine? Era un popolo davvero corrotto. E furono distrutti da una calamità naturale. Ha detto questo? Sì. È molto interessante. Un'intera città distrutta perché gli abitanti erano dei peccatori. È un'idea che riecheggia la Bibbia. Ma un'inondazione sembra una spiegazione più plausibile. È certo che Mohenjo-Daro fu in parte distrutta e ricostruita non meno di 7 volte. Ogni volta l'imponente fiume Indo cambiò il suo corso, lasciando la città elevata e asciutta. Ma Thor era convinto che al suo apogeo il posto avesse stabilito dei legami commerciali e culturali con tutto il mondo conosciuto. E come per fornirgli una prova di ciò, durante quella prima visita la gente del posto gli aveva mostrato un sottile sigillo trovato nelle rovine, sul quale era rappresentata una barca di canne, forse proprio come tigri, in grado di attraversare gli oceani. Una volta riunito al suo equipaggio, Thor si mise in rotta verso l'Africa. Dopo aver lasciato la valle dell'Indo, ci siamo messi a veleggiare per un certo numero di giorni, senza una meta precisa. E allora mi venne un'idea. Dopo aver unito insieme la Mesopotamia e la valle dell'Indo, vorrei vedere se è possibile stabilire un legame tra quest'ultima e l'area del Mar Rosso, cioè con l'antico Egitto. In quel caso, se ci riusciamo, abbiamo unito insieme tutte le antiche civiltà per mezzo della navigazione primitiva. E questo è il motivo per cui ho suggerito di far rotta direttamente per il Golfo di Aden. L'Egitto è l'angolo più interno del mondo mediterraneo. Ora mi interessa riuscire a scoprire se tutte queste grandi civiltà possono aver tratto ispirazione l'una dall'altra. Indagatrici creature degli abissi facevano loro visita quasi ogni giorno. Il più pericoloso e imprevedibile era il pesce martello. Erano già state raggiunte tante mete e il morale a bordo era altissimo. I compleanni erano sempre una scusa per una festa. Questa era in onore di Yuri Senkevich. Si brindava alla salute dei cuochi che avevano preparato la cena a base di spaghetti e soufflé. In un equipaggio di soli uomini ognuno poteva rilassarsi come preferiva. Erano in 11 a bordo e si fidavano completamente l'uno dell'altro. E avevano piena fiducia anche nella loro imbarcazione, che ora stava a galla da più di 4 mesi. I problemi che stavano per sorgere erano di tutt'altro tipo. Etiopia è in guerra con la Somalia e la provincia costiera dell'Eritrea. Stop. Rischiate l'arresto se attraccate sull'isola di Socotra senza permesso. Stop.
Dobbiamo prendere una decisione. Siamo abbastanza vicini da dover prendere una decisione per una rotta precisa. Tigris, Roger. Ieri non rispondeva nessuno in Somalia, dal momento che la città principale è caduta in mano all'Etiopia. Quella sera un upupa si posò sullo straglio di Trinchetto. Per gli antichi vichinghi era un segno di guerra. Il vento si placò completamente e furono avvolti da un silenzio irreale. Furono risvegliati dall'aspro clamore del XX secolo. Il loro era un messaggio di pace, ma nessuno li ascoltava più. La linea costiera era inaccessibile su entrambi i lati del Golfo di Aden. Solo il piccolo stato neutrale dello Djibouti era pronto ad offrire loro un porto. E mentre si avvicinavano, lo Yemen del Nord si unì ai suoi vicini con un messaggio che bandiva Tigri dalle sue acque territoriali. Lo Djibouti aveva appena ottenuto l'indipendenza, ma il suo porto era ancora una base della marina francese. Qui si fronteggiano l'Africa e il mondo arabo. Dopo 5 mesi in mare, la palpitante vita della città avrebbe potuto costituire un gradevole cambiamento rispetto alla routine di bordo. Ma non era proprio così. A tutti loro mancavano la pace e la solitudine dell'oceano indiano, e a Thor più che agli altri. Aveva sognato un viaggio dal Tigri al Nilo, ma ora sapeva che questo sarebbe stato il suo ultimo porto di scalo. Si sarebbe preso cura che la sua amata barca non finisse a imputridire nelle acque inquinate del porto, o peggio ancora, non diventasse un'attrazione per i turisti. Col morale a terra, l'intero equipaggio si riunì a bordo per l'ultima cena. In stretta confidenza, Thor disse ai suoi uomini che aveva deciso che tutte le loro fatiche si concludessero gloriosamente nel fuoco. L'altro norvegese a bordo, Hans Peter Bohn, era stato un esperto in demolizioni nell'esercito. Toccò a lui il compito di preparare la fine di Tigri. Nella luce della sera la barca ormai condannata fu rimorchiata fuori e ancorata nella baia. L'equipaggio guardava e aspettava. It looks beautiful. È bellissima. E con l'Africa che le fa da sfondo. Levatevi il cappello. Nella sua mente, Thor aveva già composto l'epitaffio per la barca. Tigri avrebbe avuto una fine superba, come una fiaccola che richiamava gli uomini alla ragione, in modo che potessero dedicarsi alla causa della pace in quest'angolo del mondo in cui la civiltà lasciò la sua prima impronta. Thank you.
C'era ancora così tanta vita in quella barca. Così tanta vita.